Renato Adinolfi dice: quando fornirete dispositivi di protezione individuale a noi medici di base? Allora chiariamo una cosa: i medici di base non devono fare visite personali. I medici di base, i pediatri di libera scelta e tutti i medici della continuità assistenziale, le guardie mediche, non devono vedere pazienti, non li devono visitare e non li devono toccare. In questa fase devono lavorare col telefono, di fronte a qualunque dubbio devono chiamare il 118 e devono in casi di urgenza gestire il ricovero del loro paziente, approfittando del fatto che i pronto soccorso, anche grazie al coronavirus, in questa fase non sono ingolfati, hanno i dispositivi di protezione individuale e soprattutto sono in grado di fare immediatamente tutte le terapie possibili e immaginabili e quindi anche di rimandare a casa queste persone senza la necessità che i medici di base si espongano personalmente. È chiaro che quando avremo dispositivi di protezione individuale per tutti, anche i medici di famiglia potranno ricominciare con cautela, senza particolari, diciamo, rischi, a fare visite personali. Anche perché tutta queste sono migliaia i medici e i pediatri e i medici delle guardie mediche. Questi medici, cominciate a prepararvi, devono essere tenuti esenti dal contagio, perché laddove nelle corsie i medici ospedalieri dovessero in massa essere contagiati, noi dovremo mandare in corsia proprio loro, perché non avremo altro rimedio. Non è che possiamo mandarci militari o i soldati o i vigili del urbani o i vigili del fuoco. Quindi è bene che i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici della continuità assistenziale stiano il più protetti possibile e lavorano esclusivamente a distanza, come stiamo facendo noi con i video, con il telefono, con i mezzi tecnologici che impediscono il contagio.